Parliamo del lancio della tiroxina liquida negli Stati Uniti e questo è un motivo di grande orgoglio per l'endocrinologia italiana, per l'AMA in particolare, che diciamo è volta soprattutto a rispettare la qualità di vita dei pazienti, a rispettare al massimo le loro esigenze. In quest'ottica siamo estremamente orgogliosi di aver potuto sperimentare ormai da vari anni, dal 2012 quando è stata immessa nel commercio, la possibilità di utilizzare una tiroxina che supera tutta una serie di problemi che la classica compressa ci aveva creato, soprattutto per quei pazienti che sono impossibilitati ad assumere compresse perché diciamo hanno dei problemi ad ingoiare. Basti pensare ai bambini con ipotiroidismo congenito, basta pensare ai pazienti che sono ricoverati in ambiente di rianimazione e nutriti con sondino, dove diventava sempre complicata la somministrazione del farmaco, che ricordiamolo bene è un farmaco estremamente diffuso, il secondo farmaco più acquistato negli Stati Uniti, il quarto farmaco più acquistato in Italia, quindi il numero di persone che lo assumono è veramente elevato. E diciamo l'altro problema è il problema dell'aderenza alla terapia, perché ovviamente una compressa che a un giovane viene prescritta ed è destinata ad essere assunta per tutta la vita, ovviamente non è gradita, soprattutto nel momento in cui tu la devi prendere almeno mezz'ora, un'ora prima del pasto se vuoi evitare interferenze. Con la tiroxina liquida questo è stato superato, si può prendere il caffè anche in tempi molto brevi e quindi indubbiamente è un grossissimo vantaggio. È un vantaggio anche per quei pazienti che vanno incontro a chirurgia bariatrica, che non riescono ad assorbirlo, ai pazienti con intolleranza al lattosio, ai pazienti con diversi tipi di intolleranze e anche al numero enorme di pazienti che assumono altri farmaci come gli inibitori di pompa, che essendo pure fra i più diffusi farmaci venduti, spesso coincidono nel paziente che assume tiroxina. E questo porta ad un grosso problema di assorbimento e quindi di indagini e quindi di dispendio economico. Per cui siamo estremamente contenti di questa possibilità che ha l'IPSA, che poi è sempre stata, diciamo, un'industria che ha sempre riversato molto, investito nella ricerca scientifica dei suoi guadagni, e quindi la possibilità che ampli il mercato e possa investire sempre di più, per noi questo è un motivo di grande orgoglio.